Sempre in via Liguria stai, Netti? Sì, perché via Liguria ormai è diventata, voglio dire, andando a ritroso nel tempo, è diventata la via d'Aquino di tanti anni fa. Il movimento che si percepisce, come dire, il movimento non solo è fisico ma anche spirituale, ritengo, delle persone qua in via Liguria a Taranto è tangibile, si tocca con mano. Tu vedi le persone, andiamo a vedere, andiamo a fare shopping, eccetera. E poi naturalmente in via Liguria 52 mi vado a imbattere, pensate, in una macelleria che è abbastanza storica. Storica la macelleria Palmisano, carni pregiate e fornello, ma soprattutto ieri ho fatto una prova, c'è anche la gastronomia da sport. La gastronomia da sport che vuol dire? Che ormai le signore a casa non cucinano più. Eh sì, non c'è più tempo. Naturalmente a quest'ora saranno le 10.30, 11 meno un quarto, la macelleria Palmisano pullula di gente, c'è un sacco di gente. Antonio il Palmisano e tutti i suoi collaboratori sono assolutamente impegnati. Ecco, arriviamo al reparto gastronomia che forse è un po' più libero a quest'ora. Ciao Giorgina, mi dà un bacino a Netti. Come stai? Bene, voi? No, vedete questa bambina quanto è bella. Senza occhio è uscita stamattina. Senti Giorgina, senti, che cosa avete preparato oggi? E allora, oggi i primi sono ancora in cottura. Abbiamo delle tagliatelle fresche con gamberetti, polpa di granchio e pesto. Poi abbiamo quel che è rimasto dei paccheri con dadini di capocollo e zucca. E parmigiana, cannelloni, lasagne, tutti i piatti fissi. Quando hai deciso di intraprendere questa attività? Allora, io l'ho intrapresa 2 anni fa. Sono indiscreta se ti chiedo quanti anni hai. Sei già 35. Avevo un negozio, un parrucchiere, poi è venuta a mancare mia madre, quindi ho dovuto cambiare genere. E grazie a mio suocero mi sono trovata qui. Ti piace? Molto. Era già nelle mie intenzioni. Mi fa piacere trovare un maschietto che si dedica all'arte della culinaria, cioè, però tu ti interessi più del reparto macelleria, vero? Sì, beh, io sono 10 anni già che effettuo questo lavoro e fin da piccolino papà mi ha trasmesso la passione, diciamo, per il reparto macelleria. Il taglio più buono della carne, del filet, dimmi, qual è il migliore? L'entrecotte, assolutamente, da fare alla brace numero uno. Allora, Simone evidentemente si chiama Palmisano, Simone di nome, Palmisano di cognome. Simone, dimmi qual è proprio la carne più richiesta e quella che consiglieresti proprio al tuo migliore amico? Beh, dipende innanzitutto da come va cotta, perché comunque ogni taglio ha la sua cottura e diciamo in base alle esigenze del cliente noi consigliamo al meglio. E quindi un brodo di carne classico? Beh, ci sono vari tagli come il muscolo, la catena, poi dipende insomma anche dai gusti che il cliente mi va cercando, diciamo. Quindi per accontentare le esigenze dei clienti cerchiamo di aumentare la produzione e le tipologie dei prodotti. Senti, ma sono più esigenti i clienti di media età, i più giovani o proprio i più anziani? Beh, diciamo i più giovani perché comunque hanno più conoscenza del mercato al giorno di oggi, quindi anche attraverso i vari social network, internet, si informano insomma sulle varie culture, non solo italiane ma anche ad esempio americane, argentine, irlandesi, quello che sia. Simone Palmisano, dalla macelleria Palmisano storica qui a Taranto in via Liguria 52, vogliamo mandare un invito e un messaggio ai tuoi potenziali clienti, a quei 2 o 3 che non vi conosco? Invito a chi ancora non ci conosce di venirci a visitare a Taranto in via Liguria 52. Va bene, come al solito andate da Simone Palmisano qui in via Liguria 52 e dite che vi mando io, così Simone vi fa pagare di più. Sì, perché poi scomputiamo sul conto della signora. Alla prossima!